Mentre la politica genovese si muove all'interno delle istituzioni, con il sindaco Di Levi vorremmo rifare il punto su quello che fu una sua posizione relativamente alla costruzione del depuratore incolmata a Chiavari e una sua offerta conseguente che riguardava la collocazione nel suo comune. Qual è la situazione ad oggi, sindaco, e eventualmente anche la sua personale posizione? Sì, ribadisco e ricordo per coloro i quali magari non avessero sufficiente memoria che noi nel 2015 facemmo una proposta suffragata da una delibera di giunta che prevedeva l'incarico a uno studio piemontese per analizzare la situazione dell'area Piane di Seriallo in località Cocozzale in comune di Levi per poter alloccare in questo sito un nuovo depuratore di vallata. Venne analizzata attentamente dai tecnici, i quali emisero un responso assolutamente favorevole. Alla luce poi di tutto quello che è successo, e non sto adesso a rivangare tutti i vari passaggi che sono succeduti, è stato poi proposto l'area Lido, che poi si è tramutato su conferenza dei sindaci dell'Alto e poi è stata tramutata in quello che sappiamo nell'area, diciamo, di Colmata. La proposta di allora, secondo me, ha una valenza anche adesso, perché, anzi, sotto certi aspetti devo dire che nel frattempo si sono modificate, si sono verificate delle situazioni che impongono un'attenzione particolare verso il fiume. Noi sappiamo quanto sia preziosa storicamente l'azione dei fiumi. I fiumi rappresentano la vita, rappresentano a volte elementi di confine, ma anche di continuità, collegano. Allora, un fiume senza acqua è come vedere del deserto. Noi il 16 marzo del 2023, quindi abbastanza recentemente, abbiamo mosso un'osservazione puntuale alla Commissione europea che si occupa di questa materia, evidenziando che il deflusso minimo delle acque del torrente Lavagna non era assolutamente garantito. Cosa dice la risoluzione 60 del 2000, normativa europea? Dice che negli ambiti dai quali viene prelevata l'acqua, i reflui dovrebbero essere rimessi in alveo nello stesso, diciamo, territorio, nello stesso ambito. Siccome nelle zone di Coreglia esiste una condotta che, prelevando l'acqua dal torrente Lavagna, porta appunto l'acqua stessa nelle città di Rapallo e Santa Margherita, le quali sono sprovviste di sorgenti, di fonti, ebbene i reflui automaticamente finiscono in mare, lasciando tutta la zona che è a valle di Coreglia Ligure deserta. Noi vediamo nei mesi estivi una situazione veramente deprecabile del fiume, del torrente Lavagna e del fiume Entella poi, dove c'è una enorme moria di pesci, dove si vede solo sabbia, dove non c'è un minimo di possibilità di attingere per quei pochi agricoltori che sono rimasti per soddisfare i loro bisogni di innaffiare le loro colture. E poi soprattutto abbiamo un altro elemento importante, che è l'aumento progressivo ma costante del cuneo salino, che dalla foce dell'Entella sale, interessando man mano il corso d'acqua, tenendo di conto che in questo corso d'acqua attingono la maggior parte degli acquedotti potabili del nostro territorio. Quindi avere dei reflui che vengono rimessi in alveo, oltre che garantire un fiume, quindi una sede dove scorre l'acqua. Lei chiede: ridiscutiamo questa situazione, ridiscutiamo il luogo dove costruire il depuratore. È sotto gli occhi di tutti quello che è il cambiamento climatico, quindi con delle situazioni che metterebbero anche serio rischio la soluzione della colmata. Io penso che si possa e si debba ridiscutere, io penso che sia giusto, per rispetto anche delle generazioni future, per non andare incontro magari a spese che andranno poi a finire sulle spalle di tutti, perché poi ce le troviamo sicuramente in bolletta tutti questi costi, no? E quando arrivano in bolletta non c'è più tempo per fare ricorsi. Quindi io direi, ragionevolmente, se vogliamo lasciare traccia di amministratori intelligenti, responsabili, che abbiano anche una visione che non va dove gli cade la goccia del naso, ma vada un po' più avanti e rischi, per fortuna dei futuro, di dare una risposta più di ridiscutere, di riprogrammare, di vedere le possibilità che il territorio offre. Dopo l'interpellanza presentata dal consigliere Pastorino in Regione Liguria e la conseguente risposta pilatesca, la definita così, dell'assessore Gian Pedrone, si passerà probabilmente a una richiesta di audizione. Questo è un percorso che va in difesa dell'area di Colmata a Chiavari, dove si vuole costruire un depuratore. E per noi è una
questione che sta diventando dirimente dal punto di vista politico e sottolineo come registro finalmente anche una certa trasversalità. La questione del depuratore non è di destra o di sinistra, ci sono delle disposizioni comunitarie che devono essere adempiute, giustamente Gian Pedrone l'ha ricordato, anche se mi piacerebbe ricordare che ce ne sono altre decine in Liguria che dovrebbero essere risolte. Il problema è che quella collocazione è assolutamente per noi negativa. L'abbiamo detto in passato, lo stiamo ripetendo adesso. A maggior ragione esistono studi scientifici sui mutamenti climatici e sulle sempre maggiore aggressività del mare. Questo quello che è successo non sarà purtroppo un unico esempio, quello che è successo in questi giorni dal punto di vista della mareggiata. È chiaro che quella collocazione non va bene. Non va bene, noi abbiamo, come dire, difficoltà a capire perché si insiste da parte di Città Metropolitana su questo. Gian Pedrone, noi avevamo chiesto un intervento alla Regione che ha detto che non è necessario. È chiaro che quindi adesso chiederemo a Città Metropolitana di venire in audizione e successivamente, unitamente a IREM, per spiegare di nuovo, come dire, la validità di questo progetto che a nostro giudizio mantiene forte, forte criticità. Come collocazione.